Benvenuti alla trasmissione, la prima trasmissione del 2019 di Studio Toscana Sprint e direi che non è come dire, molto frequente cominciare una trasmissione di ciclismo, dico purtroppo, con una campionessa al femminile, perché normalmente siete abituati, anche le nostre trasmissioni, a essere, lo dico anch'io, un po' maschiliste, però devo dire, continuando così, certe abitudini dovranno un po' essere cambiate, fortunatamente dico. Perché? Perché abbiamo con noi Vittoria Guazzini. Benvenuta Vittoria, Grazie. nata a Pontedera, come tanti campioni, anche campionesse di ciclismo, perché io ormai sono qualche anno più, anzi diversi anni più di te, e devo dire che tante volte ho intervistato Fabiana Luperini, tu hai sentito parlare di chi. Sì. Lei è nata a Pontedera, residente a Cacere di Buti, grandissima campionessa, però strada e basta, lei pista credo che non abbia nemmeno mai fatta. E poi tanti ragazzi, da Fabrizio Guidi a Luca Daddi, Gabriele Malucci, tantissimi insomma che sono nati a Pontedera. Quindi una tradizione, anche perché c'è l'ospedale a Pontedera, quindi è quello forse il motivo. E niente, campionessa mondiale, campionessa europea, campionessa italiana, solo 18 anni, quest'anno compirà 19 il giorno del mio onomastico, Santo Stefano, e una carriera che è appena cominciata. Però ecco, più che parlare io volevo chiederti, ci puoi fare una breve biografia, come sei arrivata al ciclismo, chi ti ha messo su una bici, se è stata una scelta solo di passione, perché a volte sono stati anche dei genitori che ho intervistato che davano i scappellotti ai ragazzi, non vincevano le gare da giovanissime e poi hanno continuato, non dico con la paura, qualcuno poi aveva le doti, qualche altro invece ha smesso veramente prima, perché deve essere secondo me una passione tutto lo sport. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo perché appunto il ciclismo sappiamo tutti che è uno sport faticoso, forse anche più di molti altri, quindi la passione deve essere sicuramente alla base. E io ho iniziato un po' per caso, prima praticavo nuoto e come sport mi piaceva molto, però da quando sono montata su una bicicletta da corsa, non avevo neanche 7 anni, poi non sono più scesa e devo dire che i miei genitori mi hanno appoggiato in questo, ma non mi hanno mai spinto, anche se mio babbo ha una grande passione, comunque non è sicuramente stato lui a obbligarmi ad andare in bici, anzi mi ha solo fatto amare questo sport ancora di più. Però ecco, come si comincia? Io lo so perché è domanda retorica. Il ciclismo, vabbè, uno comincia, categoria tu, giovanissimi, vinci qualche gara, vinci, per modo di dire, perché poi da giovanissimi, insomma, c'è chi dice ho vinto 100 gare da giovanissimo, bisogna fare una grossa tara, direi. Però insomma, come si prende passione al ciclismo? Che sensazioni dà? È vero, libertà, poter muoversi più in fretta anche invece che andando a piedi, che non è Sì, poco. io amo questo sport e quindi non so forse neanche perché, comunque per me pedalare è veramente qualcosa che come hai detto te, che mi rende più libera e comunque è una cosa che facciamo tutti, impariamo tutti da piccoli. Poi è importante se si vedrà poi, insomma, se deve diventare un Chiaro, quello è lavoro o chiaro. no. Comunque da giovanissimi è importante soprattutto divertirsi e è vero, anch'io sento dire ho vinto tante gare da giovanissimo, ma penso che la vera vittoria quando siamo appunto giovanissimi sia divertirsi, stare in compagnia, in squadra, perché comunque sono delle belle esperienze che uno porterà avanti per tutta la vita. Tu diciamo sei nata a Pontedera, ma da sempre risiedi con la famiglia a Poggio a Caiano e hai vestito per la prima maglia il Velo Club Seano, praticamente, la tua maglia. Ecco, lì avrai trovato qualche dirigente o direttore sportivo che ti ha fatto ancora più venire voglia di praticare questo sport. O se c'è mai stato scappellotti, niente, nulla. No, no, non ci sono stati scappellotti, però devo dire che comunque tutte le persone che ho trovato al Velo Club Seano mi sono state davvero d'aiuto e come hai detto te mi hanno aiutato ad amare questo sport ancora di più perché appunto ce la facevano vivere come un gioco più che come uno sport, quindi era veramente un'occasione per ritrovarsi fra noi ragazzi e fare comunque quello che ci piaceva fare, ovvero pedalare. E devo ringraziare soprattutto Sauro Palloni, che purtroppo non c'è più, però comunque so che sarebbe fiero di tutti questi risultati che ho ottenuto e lo devo anche a lui. Ecco, io guardando un po' le tue vittorie, andando sul web, vabbè, vedo che con il Velo Club Seano One, 2013 nessuna vittoria, 2014 2, 2015 1, 2016 15 vittorie, col team San Vincenzo, questo, esatto. Poi 2017 8 vittorie,
quest'anno 11 vittorie. Per capire un po' lo spessore, beh, vediamo, allora, medaglia d'oro agli europei pista in seguimento a squadre, questo nel 2017, poi nel 2018 medaglia d'oro mondiale pista Montichiari in seguimento a squadre, con Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Martina Fidanza, tutti nomi importanti a dire, perché poi stanno facendo grosse cose anche nelle categorie superiori. Poi medaglia d'oro ai campionati europei della Crono nel 2018, medaglia d'oro medaglia d'oro mondiali su pista Omnium, Aigle, medaglia d'oro mondiali su pista sempre in seguimento individuale e a squadre, sempre a Aigle. E poi insomma medaglie d'oro europee di pista, inserimento individuale a squadre, americana, insomma va qui veramente pista Omnium, sempre Aigle, insomma niente, qui veramente è impressionante, ma cioè, sono come i cioccolatini, ne vinci uno poi cominci a prendere tanti altri, così come mai sono questi mondiali? Fatica, pista specialmente, ecco poi perché pista? Quando hai avuto questa illuminazione di poter fare, e grazie a chi, qualcosa di buono su pista? Ma sinceramente io non nelle categorie giovanili, comunque fino da esordiente, non avevo mai praticato pista. Da esordiente secondo anno forse ero andata una volta al velodromo a Firenze, però non la praticavo molto. Ma d'inverno diciamo la nazionale fa sempre dei test per la categoria allieve, e da quando ero l'inverno che ero allieva a secondo anno ho iniziato ad andare ogni mercoledì su ad allenarmi a Montichiari, e da lì forse è iniziata un po' questa passione. Montichiari Poggio a Caiano quanti chilometri sono? Sono 300. Così per andare a allenare. Chi ti portava? Portava il babbo, uscivo prima da scuola, mi portava, stava lì e poi mi riportava. Due ore e mezzo, tre ore di viaggio? Sì, tre ore. Quante volte a settimana? Il mercoledì o il martedì, comunque una volta sicuramente, a volte anche due, però comunque una era obbligatoria, diciamo. Insomma, no, vabbè, questo vuol dire passione. Comunque finisci il discorso della pista, come ti sei appassionata anche... E la pista, sì, io non ho fatto comunque molte gare, non avevo fatto molte gare di gruppo, diciamo, principalmente. Lo scorso anno, quando ero junior primo anno, insomma, 2 anni fa ormai, che ero junior primo anno, avevo fatto solo il quartetto insieme alle altre ragazze, sia agli europei che ai mondiali. Quest'anno ho avuto la possibilità di fare anche tutte le altre specialità individuali e mi sono tolta grandi soddisfazioni che io non mi sarei mai aspettata, perché appunto, come ho detto, non avevo molta esperienza, però comunque gli allenamenti ci sono stati, abbiamo lavorato bene, i risultati si sono visti. Ecco, la pista, io sono un fautore della pista perché io ho avuto rapporti stretti anni addietro, ma ancora sono in ottimi rapporti di amicizia con molti ciclisti australiani per motivi di conoscenza e di lavoro, e qui hanno dimostrato, proprio venendo in Toscana, che si può andare bene su pista per addirittura migliorare su strada, e questo colpo d'occhio, saper cadere, saper scattare, saper fare gli sprint, e questo è come l'ABC del ciclismo, sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, purtroppo spesso si sente dire che la pista fa male e che non bisognerebbe farla, io non sono d'accordo, penso che in questi... Chi lo dice questo? Direttori sportivi? Qualche squadra, ma anche sì, infatti in Toscana comunque ora vediamo che ci sono anche più atleti che si dedicano alla pista, però fino a qualche anno fa magari non era così, e questo è un grande peccato, perché io penso che negli ultimi anni anche noi con la nazionale abbiamo dimostrato che si può fare tutto, tutte e due le discipline, perché sono fondamentali e una aiuta l'altra, e anche Viviani penso che con l'Olimpiade l'abbia dimostrato, ha vinto l'Omnium e poi l'anno scorso ha fatto una stagione strepitosa su strada, quindi sicuramente aiuta. Ecco, poi diciamo che si vede molto spesso, come nel tuo caso, ma tantissimi pistati, soprattutto italiani, che ottengono grossi risultati su pista, anche su strada, hai citato Viviani, però poi non ci sono le piste, perché anche Montichiari sta avendo grossi problemi. Ora, veramente, questo qui, l'abbiamo più volte criticato anche proprio l'aspetto della Federazione Ciclisti Italiana, perché si può investire da tante parti, ma se vengono medaglie, poi si capisce che vittorie su pista diventano molto spesso che vittorie su strada, per, non dico certamente forse gare a tappe, però diciamo in linea classica, l'ho dimostrato Viviani e così via.
Quindi cosa manca secondo te alla federazione? La volontà, capire, secondo te l'hanno capito che si può vincere molto bene su pista e poi si può vincere altrettanto bene anche su strada? Sì, sicuramente l'hanno capito perché appunto come ho detto ci hanno permesso in questi ultimi anni di fare la doppia attività e purtroppo il problema di Montichiari non so da chi dipenda, però c'è stato questo problema con il tetto, ora stanno cercando di risolverlo, io spero che si risolva più presto perché è un peccato che in una nazione come l'Italia con i risultati che stiamo ottenendo siamo rimasti senza una pista al coperto e poi comunque anche tutte le altre che ci sono nelle varie regioni sono tutte all'aperto e hanno non si possono, sono inagibili d'inverno e quindi questo è un problema. Io ogni tanto sempre sul web vedo delle, per esempio ho visto una 6 giorni a Ghent che ha vinto mi pare Viviani in coppia con, che c'è un pubblico favoloso, poi fanno spettacolo, non è solamente, cioè uno dice faccio un velodromo coperto, ma non, è, non sarebbe solo per gli allenamenti, le 6 giorni, cioè sarebbe spettacolo anche allo stato puro, proprio anche nelle stagioni invernali più fredde, quindi cioè, forse c'è anche un po' di miopia anche da parte di sponsor che a volte spendono soldi in cose che risulta poi non dico inutili ma un pochino come dire isolate nel deserto proprio se vogliamo e altre cose che potrebbe portare incassi e anche dei benefici a tutto il movimento vengono un po' trascurate, un po' miopia, vecchie mentalità forse. Sì, forse sì, appunto in Belgio ci sono delle, ci sono numerose 6 giorni e io quando vedo le foto sempre mi stupisco per tutto il tifo, il pubblico che c'è, veramente deve essere una grande emozione correre lì. Purtroppo qua ancora non è possibile, però spero che una volta che realizzano un velodromo possiamo arrivare anche noi ad avere queste manifestazioni che, come hai detto te, sono importanti anche perché comunque portano molti spettatori e non sono fini a se stesse. Ecco, ma hai sentito dire che c'è questo progetto anche in Toscana, all'Arciano, di fare un velodromo semicoperto di 500 metri? Poi qual è la misura secondo te giusta per un velodromo? Perché si parte, deve sempre tornare il chilometro, no? Se non sbaglio. Come? Sì, spero che questo progetto vada a buon fine, diciamo che i velodromi olimpici sono di 250 metri. E quello di Hegel dove abbiamo fatto il mondiale era 200 metri però comunque non è stato difficile adattarsi a quella lunghezza però sì, i velodromi olimpici sono di 250 metri e anche quando ci siamo dovuti allenare prima del mondiale al Vigorelli o comunque la pista aperta di Firenzuola essendo piste più lunghe abbiamo avuto qualche problema magari a provare i cambi o così perché non erano gli stessi meccanismi. Comunque speriamo che questo beneficio, cioè questo progetto vada a buon fine. La settimana prossima dovremmo avere come ospiti Luca Scinte e Angelo Cirracca che ci diranno qualcosa di più perché sono coinvolti con il marchio Neri in questa, speriamo, benemerita iniziativa. Senti, prima sto citato alcuni tuoi compagni cui hai vinto la medaglia d'oro nella pista di Montichiari in seguimento. Ce n'è una particolare che, dimostrando la pista, va bene per la strada, che sta avendo grosso successo, Letizia Paternoster, ha vinto subito in Australia, è felicissima, sta avendo paginate sui giornali, cosa ne pensi lei? Penso che si meriti tutte le paginate che le stanno dedicando perché veramente ha dimostrato di essere un fenomeno, non penso di esagerare a utilizzare questa parola, io ho corso con lei in squadra insieme e è stata veramente fondamentale per me perché comunque mi è sempre stata vicino e quindi la ringrazio molto anche per il mondiale che abbiamo vinto insieme, penso siano emozioni che non mi scorderò mai. Comunque è di un anno più vecchia di te, e l'anno scorso ha già vinto Liberazione a Roma, quindi cioè proprio dimostra di avere dei grossi doti, ma tu per te un modello potresti arrivare ai suoi livelli secondo la tua idea? Beh, come ho detto prima, Letizia è Letizia e io spero di fare del mio meglio in questa stagione, anche se non mi pongo obiettivi, io spero appunto di dare tutto, poi si vedrà, è una nuova categoria e ci sarà da ambientarsi. Lei sì, è un modello e penso sia un modello per tanti perché comunque con i risultati che sta ottenendo sono veramente fantastici, infatti è lei che li ha ottenuti, comunque a questa giovane età è difficile, è tutto merito suo e spero un giorno di riuscirci anch'io. Poi gli porta fortuna in Australia perché anche il papà è australiano se non ricordo male. Quindi sì, è nato in Australia.
chiudiamo con la pista, tanto ormai abbiamo capito che insomma è uno dei tuoi punti deboli, però certamente tu vinci anche su strada, hai vinto il campionato italiano l'anno scorso, ecco, quindi allora ci può arrivare secondo te un momento in cui dovrai decidere faccio più strada o faccio più pista, quale vale la pena più fare, o se invece la tua carriera è ormai impostata bivalente, strada, pista, e non vorrai mai abbandonare uno dei due settori per privilegiare l'altro? Sicuramente non penso che abbandonerò mai la strada, perché io sono ho iniziato con la strada, è solo da qualche anno che pratico strada, pista. Penso che non la so, però la pista potrebbe essere... La pista non lo so, perché comunque, come ho detto prima, anche con la nazionale c'è questa multidisciplinarietà che portano avanti, e spero di poter continuare e spero di non dovermi trovare a scegliere ancora, non lo so cosa ci sarà in futuro, però se ci sarà appunto la possibilità di portarle avanti entrambe, io sarò contenta di farlo. Su strada, a parte Vittorio Guazzini, chi c'è di in Toscana di atleti promettenti su strada e su pista? Vediamo un po', qualcuno è anche stato tua collega in qualche vittoria, qualche... Sì, c'è, in squadra con me, sì, c'è appunto, c'era un'altra ragazza con cui ho vinto il mondiale dell'inseguimento quest'anno, Giorgia Catarzi, quest'anno sarà ancora junior e penso che potrà togliersi davvero delle belle soddisfazioni, perché ha dimostrato in questo anno, in cui era primo anno, di sapersi far valere. Vedi dov'è? Di... Grossese, no, Siena, no, verso Pontemolo, da quelle parti, Firenze Sud. E quindi penso che quest'anno veramente riuscirà a fare delle belle cose a livello nazionale, spero internazionale. Poi io ho sempre corso sin da quando ero esordiente con Gemma Sernissi, anche con lei ho vinto dei campionati italiani in crono squadre quando eravamo allieve, e comunque è un'amica più che una compagna di squadra, anche lei quest'anno ha vinto il campionato toscano, quindi Siamo stata una bella squadra e ci siamo difese bene. Quest'anno su passi tra l'elite e avrai a che fare con tante atlete importanti, da Elena Longoborghini, poi l'altra Elena fidanzata di Elia Viviani, che anche questa è agguerrita, poi insomma ci sono la Morzenti, tante altre, insomma c'è qualcuno di loro che conosci per motivi d'amicizia così, o invece per te è un mondo nuovo, dovrai scoprire quali sono gli avversari più agguerrite volta per volta? No, diciamo che le italiane le conosco, perché comunque anche quando eravamo ai mondiali o così eravamo spesso insieme, quindi ho avuto modo di conoscerle. Certo, amicizie? Con le ragazze che hanno qualche anno, due o tre anni in più di me sicuramente, quelle più grandi le conosco così, non troppo bene, però comunque per me è un onore correre con loro quest'anno e sarà sicuramente uno stimolo a fare sempre meglio, sia per quanto riguarda queste atlete in Italia, ma anche per la concorrenza che c'è all'estero, perché gli olandesi quest'anno hanno dimostrato di dominare, ma non solo quest'anno appunto. La vostra ormai 20 anni che domina fra un po'. La vostra ormai che forse è diventata quasi la più scarsa, infatti. Quindi è tutto dire. No, però ecco, voglio dire, italiane, abbiamo detto, insomma, abbiamo fatto qualche nome, secondo te è un movimento, lo dico io, ma indubbiamente è un movimento che sta facendo fare invidia ai maschi, proprio se vogliamo, perché a parte la pista, ma anche su strada, in generale arrivano tante vittorie in campionati mondiali, in campionati europei, cioè ecco, questo qui, visto e considerato che purtroppo, lo dico perché l'ho vissuto anch'io, il ciclismo femminile è stato trascurato negli anni diversi, forse da 10 anni a questa parte molto meno, perché sono arrivate le vittorie, però anche a livello pubblicitario, a livello sponsor, è difficile trovare delle persone che vogliano investire nel vostro movimento, e questo è brutto. Scusami. Sì, penso che sia davvero un peccato, perché soprattutto negli ultimi anni sono stati raggiunti dei grandi traguardi dal ciclismo femminile, però comunque ci si sta avviando anche mediaticamente verso, diciamo, un raggiungimento forse di un livello pari a quello dei maschi, ancora siamo lontani, ma sicuramente si sta andando per la giusta strada. Quest'anno hanno vinto l'europeo su strada con la Bastianelli, terza al mondiale, quindi i risultati non mancano, speriamo di avere anche più attenzione, perché fa sempre bene, fa sempre piacere, insomma, ottenere dei riconoscimenti per questi risultati.
io voglio darti una, come dire, un augurio, fare il tuo augurio, perché allora, in questi giorni abbiamo detto già prima, la Letizia Paternoster, paginate, Gazzetta dello Sport, domenica c'è l'inserto, l'ha messo le prime fra le sei grandi speranze dello sport italiano, insieme a ragazzi da pallavolo, a Tortu, l'atletica leggera. Insomma, voglio dire, tu non è che l'anno prossimo, a fine anno, cioè quest'anno, potresti arrivare a quei livelli, difficile, no, non si sa. Difficile. L'idea ci potrebbe essere. Io ci provo, sicuramente non mi tiro indietro, poi staremo a vedere il 31 dicembre cosa ho raccolto in questo anno. Comunque è un buon segno vedere, lo ripeto, una ragazza come Letizia, ma anche altre come voi, che piano piano acquisiscono importanza anche sui mass media, perché io non ci resta invidia, penso, da parte vostra, perché se c'è una persona, una ragazza, questo è stato di tutti gli sport, che è un po' un emblema del movimento, poi il movimento cresce intorno a lei e poi posso arrivare anche atlete migliore di lei, chi lo sa, questo potrebbe venire anche negli anni successivi, quindi insomma l'importante è che se ne parli, sì, poi sì, dopo, sì, o che se ne scriva o che se ne registri anche alla televisione. Ecco, Vittorio Guazzini un po' nel privato, abbiamo detto, vabbè, in famiglia sì, non ti hanno ostacolato, diciamo, non sono stati del tutto entusiasti quando hai scelto il ciclismo, però insomma no, non ti hanno ostacolato. Sì, non ti hanno ostacolato. Però tu avevi delle altre inclinazioni, una band rock, chitarrista, che poi hai dovuto cessare l'attività, perlomeno in gruppo, è vero? Raccontaci un po' questa storia. Come si chiamava il complesso? Go Home. Go Home. E purtroppo sì, qualche anno fa ho dovuto smettere, proprio il primo anno che ho iniziato ad andare su a Montichiari il mercoledì, perché mercoledì avevo le prove col gruppo, però ho deciso di andare ad allenarmi su quella nazionale. Sono rimasta un po' male all'inizio perché comunque la musica è una mia grande passione, però... Eravate tutti ragazzi del gruppo o no? Ragazzi, ragazzi. Sì, e ho dovuto... Chitarra normale, non chitarra basso, no? Due chitarre, un basso, una batteria e una cantante. E però ho dovuto scegliere, forse ho fatto la scelta giusta, credo. Vabbè, ma non credo che disturbi il ciclismo suonare chitarra, al limite. No, però non c'è tempo. Ah, vabbè, quello sì, quello. Comunque è vero che ti alleni tuttora un pochino, sì. Sì, assolutamente, da sola a casa quando ho del tempo libero prendo sempre in mano la chitarra, faccio qualche accordo. Ti rilassi tutto. Sì, sì. Ma musica, abbiamo detto, gusti musicali? Coldplay. Non è proprio rock duro quello? No, pop rock. Io ti dicevo, Danny Ross, intervistato più volte, lui si gasa prima di partenza con gli SDC, con Highway to Hell, queste cose qui, insomma. Quindi, insomma, diciamo che è un tipo molto particolare, molto simpatico. Ecco, poi altra cosa, io ho visto sempre sul web quegli striscioni che hanno messo su Appoggio a Caiano quando sei arrivata al ritorno da vittoria mondiale e così via. Hai un soprannome tu? Guaz. Guaz, sì. Ma l'accetti il suo soprannome o no? No, sì, mi piace. Guaz, sai cos'è anche quella specie di rugiada che si deposita su... Ecco, è anche bello tutto sommato. Vogliamo. Sì, sì, sì. Vabbè, insomma... Ti immagini se dovessi vincere qualcosa ancora di più importante a livello su strada, perché poi purtroppo sembra quasi che in certi ambienti, specialmente il ciclismo, conti solo o quasi sempre la strada. Se dovessi vincere qualcosa quest'anno, cosa succede a Poggio a Caiano? Intanto spero di vincere, poi vedremo. Il sindaco ha fatto degli elogi proprio pubblici. Sì, lo ringrazio veramente tanto per questi riconoscimenti. Poi appunto c'è stata anche la festa il 4 di novembre al campo sportivo e... È stata una bella iniziativa e ringrazio molto il sindaco e il comune. A proposito di feste, stanno io ti ho incrociato un paio di volte, però sei in giro come una rotola, sei stata. Quante ne hai fatte? Hai contato? È abbastanza, ci sono state tante premiazioni questo inverno in tutta Italia, però ora è tempo di rimettersi sotto quegli allenamenti. Sì, però le premiazioni vai lì, poi non è che stai a mangiare cena tutto completo, sennò diventa complicato, insomma, per un atleta. Sì, ti piace? Vabbè, insomma. Qualche comunque, volta. Non prendi peso, via. No, l'ho preso e ora sto cercando di riperderlo. Senti, il ciclismo maschile, tu lo segui un po'? Sì. C'è qualcuno che ti piace più di altri, atleti in particolare? Mi piaceva Contador, purtroppo ecco, ha smesso. Anch'io idem, l'ho intervistato un paio di volte. Sicuramente lui è... Un grande signore. È il mio idolo, diciamo così. Però ecco, su strada, tu come ti consideri? Perché... Anche la Paternoster, per esempio, mi ha un po' stupito perché non pensavo vincesse Volatone di gruppo, ma ha fatto, invece ha vinto in Australia. Tu che tipo di ciclista sei? A giudicarti fisicamente dovresti andare bene un po' dappertutto, forse però la crono dovrebbe essere un po' il tuo
il tuo campo preferito o no? Sì, diciamo che sono abbastanza completa. Salite lunghe faccio fatica, però mi difendo. In volata, magari con un gruppetto, posso dire la mia, certo, volate di gruppo è Allora, ti dura. dico una cosa, guarda, stasera abbiamo un incontro, una cena, c'è un filmato con Francesco Moser, che saprai chi è. Ecco, Sì, lui sì. aveva le stesse caratteristiche. Si difende le sue sedie non tanto bene su quelle lunghe lunghe, volata vinceva, crono vinceva, cioè, io ti fo questo augurio, potrebbe Speriamo, essere. io me lo auguro. No, vabbè. Che ti posso dire? Ecco, ora, a questo punto gli obiettivi per il 2019 cosa sono? Ci puoi fare una scaletta di quello che ti aspetta, già allenamenti, periodi, debutto e poi i principali, ecco, ci saranno due o tre obiettivi che si innalzano sopra gli altri. Dovrei iniziare la stagione su strada in Spagna, inizio febbraio, e poi si vedrà perché, come ho detto prima, le avversarie sono veramente molto forti, più esperte di me, quindi io punto a fare esperienza quest'anno e soprattutto anche aiutare la squadra perché ci sono delle ragazze che comunque sono più forti, più esperte, quindi è giusto che mettersi a disposizione. Se arriva qualche vittoria, io l'accetto, però è Difficile, no, difficile. ma penso non devi essere pessimista, poi No. tutto sommato, anche perché insomma, ecco, vittorie, abbiamo detto, beh, linea massima su pista farai solite specialità, cambierai qualcosa, no. Pista, non lo so che specialità farò, dipende da cosa sceglie ICT. Io a questo punto probabilmente ti rimetteranno insieme la Paternoster e all'altra se fate il quartetto. Quindi dovreste essere ancora più forti, penso, dell'anno scorso. Sì, però appunto le avversarie cambiano e quindi le inglesi sono veramente in questo momento una spanna sopra e speriamo di poter arrivare al loro livello. E poi il 2020, Olimpiadi. Quello sarebbe un grande sogno e spero di realizzarlo anche se sarà difficile. Io vorrei vedere, cioè, l'avversario per te per la pista non sono tantissime, insomma, penso tu fai già parte di un gruppo collaudato, vittorioso, quindi cioè, si tratta solo di mantenervi a certi livelli, quello è il discorso poi. Purtroppo, cioè purtroppo, comunque mondiali junior sono importanti, ma fino a un certo punto e sono soddisfazioni personali, ma d'ora in poi si azzera tutto. Io spero di ottenere questi successi anche nella massima categoria, perché alla fine è lì che conta. Vabbè, quello soprattutto. Due parole sui guadagni, cioè uno dice, vabbè, punto dolente, perché uno fa sacrifici, anche tu pensi, ti sacrifichi la vita di un ragazzo di 18 anni che potrebbe uscire la sera e così via, ma poi il ritorno economico com'è attualmente? Non è che ti voglio No, salire beh, per le dipende tasse, no? dalle squadre, perché comunque in Italia non ci sono molte squadre che sono nelle prime 15 del World Tour, diciamo, e queste squadre hanno la possibilità di fare gare, un calendario più importante a livello Tu ricorda dove internazionale. sei l'anno prossimo, Sono quest'anno? la Valcar Silence, di Bergamo, e comunque è una squadra molto buona a livello internazionale e speriamo quest'anno di fare ancora meglio di quello che hanno fatto l'anno scorso. Noi si dice però a livello maschile non è che siamo messi meglio, perché di World Tour non c'è neanche un italiano. No. Ci sono quattro professional, che è una miseria se vogliamo, Sì, e purtroppo tutte. anche il ciclismo maschile con le squadre non siamo Pochi messi, soldi. pochi soldi, pochi sponsor e quindi. Però questo è un po' un male elevato al calcio, poi anche il calcio a certi livelli, perché se andiamo nelle categorie inferiori anche lì c'è un po' di miseria, però non ci sono discipline ricche, non ci sono più. Una volta c'era il basket, una volta c'era il tennis, una volta, a parte il tennis è tutto un discorso individuale, però insomma, ora purtroppo diciamo, il ciclismo sì, ha perso diversi sponsor, però siamo arrivati allo stesso livello, forse un pochino sempre o meglio rispetto a tanti altri sport, il nuoto per esempio, anche lì se non sei un atleta di super elite. Vero. Ecco, nuoto, lo guardi ora? Sì, è uno sport che mi piace molto, purtroppo non ho più tempo per praticarlo, potrei nel periodo invernale ma preferisco fare palestra, però quando ci sono gli europei, i mondiali in televisione lo guardo sempre, sia nuoto che i tuffi perché penso sia davvero un bellissimo sport. Vabbè, poi l'hai presicato, quindi insomma diciamo che non si dimentica sicuramente.
Ma io a questo punto ti vorrei chiedere solamente questo, in famiglia come vivono questo tuo? Perché ora, diciamo, hai detto inizialmente sì, ti hanno lasciato fare, ora però sì, si cresce sempre di livello e il tempo forse a disposizione diminuisce sempre di più. E lo studio come va? Lo studio per ora va abbastanza bene, quest'anno finisco il liceo scientifico e ci tengo molto ad andare bene anche a scuola perché non si sa mai. Io, ciclismo mi piace, per ora è ancora una grande passione, poi se vedrò poi se sarò in grado di fare di questa passione il mio lavoro. Per ora penso di essere sulla buona strada, però è importante portare avanti anche gli studi e penso che il prossimo anno sicuramente andrò all'università, ancora non so bene Facoltà non come. lo sai, insomma. Vabbè, Forse economia, ma ancora devo decidere. no, però dicevo, scuola, la tua classe, come ti vedo? Come una bestia rara? Cioè, non lo so, ti chiedono tante cose oppure no? C'è nessuno che, visto come stai andando tu, ti è venuto quasi l'idea di praticare il ciclismo? No, questo no, No, sicuramente, anzi, nessuno è mi fai stato scappare. invogliato, però. Comunque sì, non si intendono molto di ciclismo, però vedo che si interessano ai miei risultati, quindi lo apprezzo molto. Senti, ultima domanda ti faccio perché poi ti ho sottoposto a un fuoco di fila, veramente, non so se ti è stancato veramente o no. No, comunque no, ecco, diciamo 26 dicembre di quest'anno, compleanno, finita stagione, programma di minima e programma di massima. Cosa vorresti scrivere nel tuo palmarès o sul tuo rendiconto annuale Questa è una bella per il compleanno? domanda, ma Anche il programma di minima, se fai il programma di minima, una vittoria, ma non qua e là, solo una vittoria di un po' di peso. No, neanche una vittoria, non te la senti? Di impegnarti, no, 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 zero. Di massimo? ci spero, però no, Aspettiamo. è perché sono comunque gare importanti, tutte internazionali e penso che correrò proprio poco qui in A Italia. quello non c'è calendario, quindi. Quindi ci sono delle gare open, però comunque non hanno molto rilievo, Sì, ho capito, quindi sì. saranno gare molto impegnative. Io, come ho detto prima, cercherò di fare del mio meglio, ma non mi pongo Sai nulla del assolutamente campionato italiano, il troppi obiettivi. percorso? Sì, è mosso, non troppo impegnativo. Quello di quest'anno com'era? Quello dell'anno scorso com'era lì, quando hai vinto da junior? C'era degli strappi e poi una salita e siamo arrivati in quattro, ma comunque non era durissimo. Siamo Allora, andati via sulla salita. potresti pensare anche a una maglia di colore, visto che poi non c'è una differenza enorme fra quello dell'anno scorso e di quest'anno. Io ti voglio fare sbilanciare, capito? No, no, vabbè, vabbè. Vorrei sbilanciarmi, ma purtroppo so davvero che quest'anno il passaggio si farà sentire. Vabbè, allora non diciamo programmi, quel che viene è tutto buono, si dice così. Diciamo così. Qual è l'aspetto migliore del tuo carattere? Anche come nello sport, che lo trasponi nello sport. Sono abbastanza determinata. Ecco, e c'è un difettuccio? Sono testarda. No, non è un difetto essere testardo, a volte, vabbè, si sbaglia più facilmente, però insomma. Vabbè, Ma difetti ne ho tanti, ora diciamo sono. le salite lunghe, va bene, come hai detto Vai. prima, va bene. Allora, Salute lunghe e volate di gruppo. va bene, vittoria, però si può sempre migliorare, non è quello il discorso da lasciar perdere. Bene, ringraziamo Vittorio Guazzini, mi ha fatto una bella chiacchierata. Speriamo di avervi fatto conoscere meglio. Io personalmente le auguro che veramente il ciclismo femminile, e non solo Vittorio Guazzini, migliori ancora rispetto a quello che sta facendo. Così almeno anche i maschietti, e mi ci metto anche io, ma io tutto sommato non ho bisogno, perché ho sempre seguito anche il ciclismo femminile, i maschietti faranno un esame di coscienza, di dire ecco, ma perché noi mettiamo sempre in secondo piano queste ragazze che vincono più di noi? E poi arriviamo a fine anno, gli sponsor, abbiamo qualcosina in più rispetto a loro. Questo non è giusto, queste ragazze meritano veramente di essere prese in considerazione anche a livello economico, se no poi non si potranno chiamare mai professioniste vere purtroppo. Vero? Vero, Vero. Bene, grazie per averci seguito fino ad ora e appuntamento alla nuova trasmissione la settimana prossima con Studio Toscana Sprint.